Nell'ambito della quarta edizione della Festa della Musica San Nicola Baronia è stata organizzata la manifestazione che ha visto l'inaugurazione della panchina rossa, o meglio di tre panchine significative che mettono in evidenza il problema della violenza, che è diventato uno dei temi fondamentali e principali che l'Osservatorio regionale sul fenomeno della violenza sulle donne sta portando avanti energicamente per sensibilizzare uomini e donne a denunciare un problema che purtroppo è in aumento. In questo comune non è una, ma sono tre panchine con un grafico che richiama il battito cardiaco, quindi sono tre panchine che nell'insieme fanno un complesso, direi monumentale, molto importante, molto bello, molto particolare, forse unico nel suo genere. Le donne sempre più unite. Sì, donne e anche uomini. Mi ha fatto molto piacere che il promotore dell'associazione sia un ragazzo, sia un musicista e che questa cosa venga fatta nel giorno della festa della musica, perché la musica è un messaggio universale capace di arrivare ai giovani e soprattutto all'internazionalità con un messaggio di rispetto e amore per le donne. Le denunce contro la violenza cominciano a non far più paura? C'è un grande risveglio, c'è una grande sensibilità, c'è tanta sensibilizzazione, anche le panchine rosse in ogni comune sono simbolo di uno schieramento, quindi contro la violenza sulle donne, quindi c'è tanta cultura che passa, però c'è anche tanto lavoro ancora da fare. Raffinare un lavoro di sinergia, perché tutte le istituzioni, devo dire, sono sensibilizzate e lavorano sul problema, e c'è ancora tanto da fare per quanto riguarda la cultura, quindi la prevenzione, ma soprattutto il monitoraggio, raccordare un po' tutte le forze. Questi risultati anche grazie alla Regione che ha creduto nell'Osservatorio. Sì, la Regione è stata coraggiosa e ha creato l'Osservatorio, quindi si è dotata proprio di uno strumento, perché non tutte le regioni italiane hanno l'Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne. Poi ha dato questo nome così illustrativo, quindi ha dato già nel nome delle funzioni e un organismo dedicato. Come Presidente dell'Osservatorio, devo dire, ho lavorato moltissimo quest'anno per cercare di arrivare dovunque, compatibilmente con i miei impegni, e i risultati si sono visti. Ieri abbiamo presentato un report e abbiamo avuto sostegno e tanto incoraggiamento. Anche le comunità scendono in campo per cercare di stare quanto più vicine a tutte le vittime di violenza. San Nicola Baronia, comune di accoglienza e di integrazione, non poteva non aderire all'iniziativa. Abbiamo voluto fortemente questa inaugurazione oggi, che ricorre la quarta edizione della Festa Europea della Musica, dove tra l'altro oggi l'inno ufficiale è quello dell'Inno alla Gioia. Quindi gioiamo perché la musica unisce tutti e possa far superare tutte le cose negative della vita. Ho pensato in prima persona alla sofferenza delle donne, poi ho pensato a un elettrocardiogramma che raffigurava proprio l'inizio della vita, e sulla panchina rossa c'è la linea piatta, e che sta a significare tante cose. Le parole sono superflue, quella linea piatta dice tutto.